nostro IRCCS per le malattie infettive tropicali, a fianco ad una ricerca clinica, svolgiamo anche una ricerca di tipo biomedico. La ricerca di tipo biologico che noi svolgiamo è molto pratica, si affianca infatti alla clinica al fine di realizzare e di soddisfare quei bisogni che il medico incontra durante la cura del malato. Nel nostro caso, per esempio, svolgiamo ricerche utilizzando delle tecnologie molto avanzate come per esempio la biologia molecolare e attualmente siamo coinvolti in progetti che riguardano il SARS-CoV-2, quindi lo studio del Covid, e in particolare svolgiamo ricerche di tipo genetico o di tipo immunologico. Per l'analisi del genoma utilizziamo strumenti come questo che si chiamano sequenziatori. Queste macchine sono altamente specializzate nell'analisi appunto del genoma di, in questo caso di un patogeno, e sono in grado di andare a leggere le basi azotate che fanno parte del DNA o dell'RNA nel caso per esempio di un virus come il SARS-CoV-2 che costituiscono appunto il proprio patrimonio genetico. Andando a leggere il patrimonio genetico del patogeno, siamo in grado di conoscerlo in modo approfondito, di valutare se è resistente ad alcuni farmaci oppure no e di vedere come sta variando nel tempo. Ecco che questi studi di genetica sono particolarmente interessanti e importanti, soprattutto in questo momento di pandemia, per monitorare come il virus varia nel corso dei mesi.